Ciao ragazze, ciao ragazzi. Intanto devo iniziare questo video dicendovi: ragazzi, siamo campioni d'Europa, non ci posso credere. Io non sono una fan grandissima del calcio, ma gli europei, i mondiali, lo sapete, non me li perdo mai, non ci speravo, quindi insomma sono veramente felicissima, ancora non ci posso credere. Scrivetemi nei commenti se anche voi siete felicissimi per questa vittoria inaspettata, ma super meritata. Comunque, vabbè, io inizio mai parlando di altro, però oggi dovevo fare questa premessa. Ragazzi, comunque, come sapete, se mi avete seguito nelle storie di Instagram, sapete che sono stata a Parigi ieri. Siamo andate in giornata io e mia mamma, anzi, lo sapete comunque perché avrete visto il video che ormai sarà online del vlog di ieri. E tra le cose super turistiche che siamo andate a visitare, sono riuscita a fare anche una capatina da Chanel in Rocambole, eccole qua le cosine che, come sapete, quando sono a Parigi, se posso, vado sempre appunto in Rocambole a fare shopping nella boutique, prima la boutique principale e originale del brand. Ma prima di farvi vedere gli acquisti pazzi che ho fatto come al solito, e tra l'altro c'era una cosa che cercavo da sempre, appunto ve l'ho detto nel vlog e secondo me già in molti avete capito di che cosa si tratta perché spesso ve l'ho menzionata. Ma prima ho un sacco di novità, ragazzi, da farvi vedere di brand make up e beauty, e vorrei iniziare proprio da Eterea, che è questo brand di cosmesi naturale con cui ho iniziato a lavorare da un po'. Ah, è pesantissimo, non riesco ad alzarlo. Eccolo qua. Credo moltissimo in questo brand. Hanno dei prodotti con un inci fantastico, ma sono al contempo anche molto eleganti e molto, diciamo, prestigiosi come prodotti, come packaging, eccetera, che secondo me è un binomio che non si trova sempre. Come potete vedere, mi hanno spedito due pacchetti, tra cui ci sono le novità appena uscite, e voglio spacchettare con voi questi pacchettini anche perché sono sempre meravigliosi i pacchi che mi arrivano da Eterea. Veramente mi sono innamorata di questo brand. Tra l'altro, di Eterea mi stanno piacendo moltissimo in questo periodo i loro solari. Sto usando la protezione viso 50 che ho steso sotto il trucco anche quando sono andata a Parigi, e anche la protezione corpo 50 che già avevo fatto vedere in un altro video o su Instagram. Sono sicura di avervi già fatto vedere i solari, ma vediamo quali altre cosine mi sono arrivate. Ecco qua, il pacchetto è strapieno di prodotti, ragazzi, con tutti questi coriandoli. Io amo i loro pacchetti perché ci sono sempre caramelle, lecca lecca, insomma, mettono veramente sempre quel tocco in più ai loro pacchetti che io apprezzo tantissimo. Il primo prodotto è il Hyaluronic Acid Serum, un siero a base di acido ialuronico. Come sapete, è da un po' che ho introdotto l'acido ialuronico come ingrediente nella mia skincare. Se avete visto il mio video dedicato al bagno e a tutti i prodottini che ho, lo sapete molto bene, e questo è un prodotto che già conosco di questo brand. Ve lo consiglio altamente se ancora non conoscete l'acido ialuronico. Le proprietà sappiate che è immancabile in tutte le skincare a tutte le età, perché aiuta, va sempre affiancato ad una crema idratante e aiuta a mantenere l'idratazione nel tempo sulla nostra pelle. Poi c'è l'Anti-Pollution Serum. Questo è un siero anti-inquinamento che non vedevo l'ora di provare. È un prodotto molto particolare, va a proteggere la nostra pelle dall'inquinamento, da utilizzare soprattutto quando siamo naturalmente in città che hanno tanto che hanno tasso di inquinamento molto alto. Ad esempio, sarebbe stato fantastico da indossare ieri quando sono stata a Parigi, tutto il giorno imbottigliata nel traffico. Si applica come tutti i sieri prima della crema idratante, molto importante però farlo assorbire per bene prima di passare alla crema. Stavo contando le caramelle, sono davvero tante, è una specie di caccia al tesoro quando mi arrivano questi pacchetti, cioè è troppo bello. E poi andiamo a vedere, perché ci sono diversi prodotti anche con il pack rosa che io amo. Non conoscevo questo prodotto, ragazzi, ma mi incuriosisce tantissimo. Questa è una maschera, la Lux Vitamina E Radiant Mask. È una maschera a base di vitamina E e quindi ha un effetto
effetto luminoso. Come sapete, ve lo dico spesso, ma le vitamine anche nella skincare sono molto importanti, non soltanto nella nostra dieta. E appunto la vitamina E ha questa proprietà che ti rende l'incarnato più luminoso. Attenzione, non grasso, ma semplicemente luminoso. Avete presente quel grigiore quando la pelle è un pochino spenta? Ecco, il vostro migliore alleato nella skincare sarà la vitamina E. È un problema che ho sempre avuto anch'io, ma ho risolto completamente da quando utilizzo le vitamine nella mia skincare. Questa invece è una maschera di cui già ho sentito parlare, è la Lux Enzymating Peel, e questa è una maschera idratante che ha però anche effetti peeling. Questa maschera aiuta il turnover cellulare, quindi il ricambio cellulare, e toglie anche questo appunto tutte le cellule morte per lasciare la pelle più luminosa e radiosa. Poi questa crema già l'avevo finita e adesso me ne è arrivata una nuova. Questa è la Light and Lift Gold Face Cream. È una crema idratante per il viso che contiene polvere di oro vero, 24 carati. Non penso riuscirete a vederli in videocamera, ma c'è appunto, ci sono queste, c'è questa polverina di vero oro all'interno. Questa crema mi piace applicarla soprattutto la sera. È una coccola extra, è molto ricca come crema, quindi è una texture molto idratante, ma non rende la pelle grassa, non la rende troppo lucida, e dà un'idratazione intensa per 24 ore. Poi sempre con PEC Rosa, mi piacciono tanto i prodotti di questa linea, c'è la Luxe Cream Sorbet. Questa è una crema leggera per il viso che ha una funzione, oltre ad essere naturalmente idratante, è anche rivitalizzante, molto leggera e perfetta per l'estate. In questo periodo che fa caldo anche qui in Olanda, ho veramente bisogno di creme super leggere per la mattina. La sera metto sempre appunto creme un pochino più dense, un pochino più corpose, ma per il giorno queste sono fantastiche. Poi sono molto contenta che mi sia arrivato questo prodotto che non vedevo l'ora di testare. È un prodotto unico nel suo genere ed è un siero che però contiene fattore di protezione anche molto alto, ragazzi, perché ha un SPF 30. Naturalmente va affiancato alla crema idratante. Per quanto mi riguarda, fattore protezione 30 nel siero e fattore protezione 50 nella crema. E questo si chiama Photo City Shield e fa appunto da scudo alla nostra pelle per il fattore protezione, quindi va a proteggerla dal sole, non solo, ma anche una funzione anti-aging ed antiossidante, quindi ottimo per combattere, perché come sapete la prima causa di invecchiamento precoce della pelle è il sole, ragazzi, quindi proteggiamoci adeguatamente. Poi, secondo pacchetto di Eterea, ragazzi, sono molto fortunata ad avere questi prodotti. Stavo aspettando questo pacchetto con ansia perché sono in uscita oggi. Questi prodotti sono in super super anteprima perché naturalmente mi sono arrivati ben prima dell'uscita ufficiale. Anche questo pacchetto bellissimo, io adoro i brand che si prendono così tanta cura, che mettono così tanta cura anche nei dettagli e tanta tanta passione. E andiamo a, naturalmente ho già sbirciato, a rompere il sigillo. No, vabbè, c'è anche una pochette in jeans bellissima, bellissima veramente per l'estate, super super utile. Poi il denim si sa che sta andando tantissimo. No, vabbè, ragazzi, oltre a tutte queste caramelle c'è anche un regalino in questa scatolina. Vediamo che cos'è. C'è raffigurata una fetta d'anguria. Oddio, che carini! No, vabbè, ragazzi, no, vi prego. È una coppia di orecchini con uno smoothie, con un cocktail all'anguria, e ci sono anche le cannucce. Guardate quanto sono carini, sono la cosa più estiva e più rinfrescante che io abbia mai visto. Eccola qua, finalmente è tra le mie mani. Questa è la nuova Watermelon Hydra Mask, sempre della linea
con tech rosa. Questa maschera, ragazzi, è una bomba di vitamine e di ingredienti pazzeschi. Vabbè, a parte che è rosa, cioè è anche bellissima da vedere. Contiene estratto di anguria e melone, acido ialuronico a triplo peso molecolare. Addirittura contiene vero estratto di ninfea, ragazzi. È appunto una bomba di vitamine, di idratazione, ma al contempo è molto molto leggera e fresca, quindi è perfetta per il periodo estivo. Sono strafelice di poterla finalmente utilizzare. Altra super novità in casa Eterea sono questi oli shimmer. C'è l'olio shimmer bronze e l'olio shimmer gold, e anche questi, ragazzi, come ingredienti sono favolosi. Contengono olio di baobab, olio di avocado, olio di noccioli, noccioli di albicocca, olio di mandorle dolci, olio di argan e vitamine A, C, E ed F. Sono pazzeschi, quindi non solo sono molto belli sotto il sole con la bronzatura, ma fanno anche tanto tanto bene alla pelle, ragazzi, perché soprattutto in estate, quando andiamo molto al mare, sembra di no perché la vediamo abbronzarsi, ma la nostra pelle ne risente moltissimo, perché il sole, il calore va a farle perdere tantissima idratazione. Quindi in estate la nostra pelle ha ancora più bisogno di idratazione di coccole rispetto all'inverno. Naturalmente, ragazzi, vi lascerò nel box informazioni, sono sicura che già tutti conosciate questo brand, ma se ancora non lo conoscete vi lascio qua sotto nel box informazioni il sito, appunto, dove potete andare a vedere i prodotti, i prezzi, eccetera. Ma voglio segnalarvi, perché fanno solo 4 promozioni all'anno, ragazzi, e in questo momento è attiva una promozione che è del 20% su tutto sul sito, a parte le novità come queste e i solari, che comunque sono scontati però al 10%. Fate attenzione perché la promozione è valida solo da oggi 13, quindi voi vedrete questo video domani il 14, quindi da ieri fino al 20 luglio alle 19, quindi avete soltanto quest'arco di tempo per trovare tutti i prodotti Eterea in promozione. Poi da L'Oreal mi è arrivato questo pacchetto per la nuova campagna Ripartiamo in Bellezza. Qui c'è anche il messaggio che spiega come funziona e il perché, perché naturalmente negli ultimi 2 anni, per ovvi motivi, tutto il settore della cosmetica ha affrontato un periodo molto difficile, e grazie a questa campagna Ripartiamo in Bellezza tutti coloro che entreranno in profumeria dal 5 al 31 luglio potranno godere di una consulenza gratuita, appunto, da L'Oreal. Ma non solo, perché acquistando 89 euro di prodotti delle grandi marche L'Oreal Luxe sarà possibile ricevere in omaggio la maxi borsa estate, che è davvero molto molto carina. La creazione di questa bellissima borsa ha contribuito a rimettere in moto il team con 240 ore di lavoro di 30 persone e il recupero di 20.000 metri di meraviglioso tessuto. Potete trovare maggiori informazioni su www.festadellaprofumeria.it, e qui mi hanno mandato anche alcuni prodottini di Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Biotherm e un altro sempre di Biotherm, che sono appunto i brand che sostengono questa campagna, i brand che potete acquistare, appunto tutti di L'Oreal. Ed eccoli qui, ci sono i piccoli campioncini e anche questo mini size della cremina di Lancome, quindi secondo me è una campagna molto 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 bella, e c'è bisogno in questo momento di positività, di ripartire tutti assieme, di pensare, secondo me, in modo più collettivo, proprio per ricordarci che l'unione fa la forza, quindi quando ci mettiamo tutti assieme possiamo veramente fare cose meravigliose. Quindi ringrazio L'Oreal. Poi mi è arrivato questo splendido pacchettino da un brand che si chiama Han, H-A-N, e sono, ragazzi, delle creme per le mani. Io ho costantemente la pelle delle mani secca,
in particolare da quando le lavo spessissimo, sempre per ovvi motivi, e applico tantissimo, cioè uso tantissimo gel igienizzante, quindi sono sempre super secche. E quindi sono molto contenta che mi sia arrivato questo prodotto, ragazzi, perché ci sono tre creme. Eccole qua, tre creme per le mani, Cream Pops, anche il pack è molto fresco, molto carino. Ci sono tre creme mani, la Coco Cooler, la Fig Fizz e la Carrot Kick, quindi carota, fico e cocco. Tutte e tre sono nutrienti e contengono ingredienti di origine naturale per il 96%. È figata perché sono anche ecosostenibili, perché c'è il refill, quindi non bisogna andare ad utilizzare ogni volta tutta questa plastica. Si può acquistare il refill e semplicemente andare a riempire il pack. E nella box ci sono anche questi tre mini vasetti con del cocco, del cacao e del turmeric, che non mi intendo, non so che cosa sia, però sono molto curiosa di andare a provare queste creme mani, che sicuramente mi faranno super 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 comodo. Ma date un'occhiata a questo brand, appunto, HAAN. Poi altre novità in questa borsa, che si è un po' rovinata quando l'ho aperta, ma mi arriva da Diego Dalla Palma. Sono sempre prodotti che amo. In questo momento mi sta piacendo tantissimo di Diego Dalla Palma l'autoabbronzante. Sto usando sia quello per il viso che quello per il corpo. E voi probabilmente non lo potete vedere, lo dico sempre, ma io sono abbronzata in questo momento. Qui ci sono, allora, molto interessanti, ampolle, trattamento urto, anti-rughe rigeneranti, wow. Poi abbiamo la crema astaxantina, è una crema anti-età rigenerante, addirittura risultati visibili e dimostrati in soli 28 giorni. L'astaxantina è un potentissimo antiossidante, contrasta l'azione dei radicali liberi e protegge il DNA cellulare. Fantastico. E mi piace moltissimo anche il packaging di questa crema, perché è in ceramica, in vetro, e quindi è anche molto lussuoso. Poi mi hanno spedito questa fascetta per i capelli in spugna, molto molto utile. Poi ci sono altri due prodotti sempre a base di astaxantina. Uno è l'olio siero concentrato antiossidante, quindi è un siero oleoso che va applicato prima dell'idratante. Anche questo, risultati visibili e dimostrati in 28 giorni. Questo il pack, anche questo non è in plastica ma è in vetro, con il contagocce. E poi la crema mani, che è nutriente e levigante, appunto, sempre con lo stesso principio attivo. Poi non potevo non menzionarvi anche l'ultima novità che mi è arrivata da Hey Cutie, il brand di Lola Miss Strawberry Fields. Come sapete, mi piacciono moltissimo i prodotti di questo brand. È figata, ragazzi, perché mi è arrivata anche l'esclusiva shopper con il logo Hey Cutie rosa, bellissimo. E l'ultimo prodotto uscito, che già avevo qui da un po', che dovevo farvi vedere, ma ho aspettato per farvi l'unboxing, per farlo con voi in videocamera. Questo è Like a Hug, una crema giorno leggera con acido ialuronico e coenzima Q10. Wow, come sapete, Lolla sa quello che fa per quanto riguarda i suoi prodotti e la skincare. E sono molto contenta di testare anche il suo ultimo prodotto, appunto, mi stanno piacendo tutti. L'unico che non utilizzo è il detergente per pelli secche, perché utilizzo la versione per pelli miste, grasse, però sono veramente fantastici. Quindi, se ancora non li conoscete, date assolutamente un'occhiata a Hey Cutie. Poi da IT Cosmetics mi sono arrivate altre due novità. Amo questo brand sia per quanto riguarda il make-up che per quanto riguarda la skincare. Sto utilizzando crema viso, crema occhi, detergente viso di IT Cosmetics, è fantastico, super super delicato, va benissimo per qualsiasi tipo di pelle, non fa schiuma. Ma qui abbiamo il Bye Bye Pores, un
tonico opacizzante. E poi c'è la oh wow, questa è la Bye Bye Makeup, un balsamo struccante 3 in 1 che va ad idratare, naturalmente a struccare la pelle, ha un'azione purificante e anti-aging. Sono molto curiosa di provarlo, sto testando al momento quello di Diego Dalla Palma e mi sta piacendo tantissimo. Ho sempre avuto un po' di paura a testare questi balsami struccanti, forse perché con la mia pelle grassa mi trovo ho sempre pensato che mi sarei trovata male con questa tipologia di detergente struccante, ma non è assolutamente così, anzi sono portentosi perché sciolgono il fondotinta, il mascara, insomma sciolgono il make up in un attimo. Poi altro pacchetto che mi è arrivato, ragazzi, questo è da parte di Carlita ed è del suo nuovo brand. Amo il pack, la box rosa naturalmente. All'interno la box ha il logo dello store, molto molto carina davvero, e c'è anche il bigliettino scritto a mano da Carlita. Ciao Nicole, finalmente ti presento la mia linea Carlita Beauty, un tocco di magia per la tua skincare. Un abbraccio fortissimo anche a te Carlita. Grazie mille, andiamo a scoprire che cosa si nasconde all'interno di questa box. Ci sono 3 prodotti, abbiamo la crema viso Perla d'Idea, adoro i nomi, poi abbiamo la maschera viso filtro bellezza e poi il siero illuminante, anche questo a base di acido ialuronico, adoro, che si chiama Gocce di Luce. Che dire, il pack è bellissimo, non vedo l'ora di utilizzare questi prodotti, ringrazio tantissimo Carlita per avermeli spediti e sono felice di avervene parlato perché per me è molto importante supportare le mie colleghe, supportare le ragazze che fanno il lavoro che faccio io. Per me è bellissimo quando ci sentiamo, quando organizziamo delle cosine tra di noi, ed è importante appunto dare il mio supporto piuttosto che vedere persone che parlano male di altre persone nella community, che lanciano frecciatine, tutta roba del genere. A me piace supportare le mie colleghe e apprezzo tantissimo anche quando vedo altre colleghe fare lo stesso con altre ragazze. Insomma, secondo me bisognerebbe stare tutte unite perché siamo alla fine tutte colleghe, anche se non ci conosciamo tra di noi. Apprezzo appunto tantissimo chi lo fa davvero e ha lo stesso pensiero che ho io. Arriviamo a questo pacco gigantesco, aiuto, ok, ve lo farò, ce la farò. E mi è arrivato da Pixie Beauty, ragazzi, è veramente, cioè, è enorme. Secondo me se ve lo faccio vedere così è più facile, aiuto, ok. E all'interno, come potete vedere, spero almeno, ci sono 4 palette. Eccole qui, molto più semplice farvele vedere così. Sono 4 palette in collaborazione con 4 influencer. Se non sbaglio sono tutte americane, tutte degli Stati Uniti. La prima è questa di Louise Rowe, penso si pronunci R-O-E, penso si pronunci Rowe. E questa, lei è anche una TV personality in realtà, so che ha fatto anche dei programmi TV. La sua palette contiene 25 lip blush, quindi sono colori in crema che si possono utilizzare sia come blush che come rossetti. Poi abbiamo la palette creata da Promise Fenn, che se non sbaglio è la nuora di Michelle Fenn. Nella sua palette troviamo 9 colori in polvere per fare il contouring, bronzing, sculpting. Poi c'è la palette di Tina Young, lei è una youtuber, qui troviamo 25 ombretti in polvere, uno più bello dell'altro. Devo dire che come scelta di tonalità, di colorazioni, ci ha azzeccato, perché ce ne sono molte naturali ma anche diverse un pochino più colorate che secondo me permettono di creare qualsiasi tipologia di trucco, è veramente una palette completa. Poi c'è la palette di Denise, che è l'unica influencer che non conosco, ma qui ci sono 9 colori in polvere, e questa è una Radiance Palette, quindi una palette di illuminanti o di colori che vanno comunque anche ad illuminare, molto molto carina anche questa. E poi arriviamo finalmente all'unboxing, lo so che tutti stavate aspettando questo momento, arriviamo finalmente all'unboxing delle due cosine, che ho preso a Parigi in Rue Cambon. Prima vi faccio vedere questo
lista. Primo c'è il catalogo di Factory 5 Collection. Se siete fan di Chanel sapete che hanno lanciato una collezione super limited edition, tipo solo per un mese, 3 settimane, una cosa del genere, e solo in determinate boutique. Questi prodotti li ho visti anche qui ad Amsterdam, ma ho preferito andare a Parigi naturalmente allo store a vederli. Purtroppo già tantissimi erano sold out, c'è addirittura la Factory 5, un negozio provvisorio dove c'era solo questa collezione. Beh, tutto è andato sold out, tutte le cosine della Factory 5 sono state spedite a Rook & Bone, che ha gli ultimi pezzi. Io volevo la bottiglia che però era già sold out, volevo il sapone che però era già sold out ovunque, cioè neanche andando in un altro posto, e quindi alla fine però ho trovato comunque una cosina che volevo prendere, ragazzi, cioè notare il pack, molto molto curioso, in questo cono, ok, con il logo di Chanel. E questa collezione è stata fatta per festeggiare l'anniversario dei 100 anni del profumo numero 5 Chanel, iconico, che io amo, e quindi andiamo a spacchettare assieme. Allora, a parte che, no, vediamo prima, la ragazza è stata gentilissima e mi ha dato un sacco di, io non le ho chiesto nulla, mi ha dato un sacco di campioncini. Allora, mi ha dato il campioncino della crema Le Lift, la crema per il viso ricca, questa è fantastica da utilizzare la sera, e poi sempre della stessa linea Le Lift mi ha dato anche il siero. Io quando viaggio porto sempre solo questi mini size, quindi non posso mai averne abbastanza, credetemi. E poi, oh, adoro, non l'avevo visto, mi ha dato il campioncino del numero 5 di Chanel. Io la boccetta l'avete vista, la boccetta più grande del profumo numero 5, è enorme, è assolutamente improponibile da portare con me quando viaggio, e adesso ho finalmente il campioncino del number 5, e vai. E poi altro campioncino che mi ha dato, no vabbè, mi ha dato il campioncino del mascara, ragazzi, non ci posso credere, ho appena finito il mascara che avevo praticamente nello stesso pack micro di Sephora, e sono strafelice adesso di avere questo per quando viaggio. Le mini size sono veramente la salvezza. Lo scovolino è sempre, anche in questi piccoli campioncini, è sempre della grandezza effettiva del mascara, ma c'è semplicemente un po' meno prodotto. Andiamo ad aprire il nostro cono che contiene... Com'è che si apre? Mi dispiace un po' strapparlo. Sto provando a staccare la parte superiore. Ok, mi è riuscito, anche se non perfettamente. Però è troppo carino, secondo me, da distruggere così, appunto perché è una cosa talmente limited edition, talmente difficile da reperire. E all'interno, ta-taran, ta-taran, ci sono diversi prodotti. Allora, qui c'è questa dust bag carinissima con il logo del numero 5, e all'interno c'è un prodotto che io già conosco, questa è la crema mani, però il packaging è anche questo particolare, perché il pack classico della crema mani non è esattamente così, le scritte sono un pochino diverse e anche il profumo presumo sarà diverso, e il pack questo è opaco, mentre la crema quella classica ha un pack invece lucido. Poi all'interno di questo kit c'è una limetta da viaggio ad oro con il logo di Chanel, no vabbè, troppo bella. Anche queste sono ottime perché si possono portare anche sull'aereo, non sono appuntite, sono arrotondate. No vabbè ragazzi, mi sono resa conto in questo momento perché non avevo capito che cosa fosse questo, e questo è un asciugamano. No vabbè ragazzi, cioè io non so come possa diventare un asciugamano, ma lo è. E allora, questo è soltanto un cartoncino, togliamolo anche dietro. Penso appunto di doverlo mettere sotto l'acqua in modo che si apra, devo assolutamente farlo, e poi torno qua da voi per vedere, perché io pensavo che qua dentro ci fosse tipo un mini kit per le unghie, così mi aveva detto la ragazza, invece no, probabilmente pensava a questa limetta, ma non mi ha detto che c'era un asciugamano, e se lo avessi saputo sarei stata ancora più contenta.
contenta di averlo preso perché, ok, devo assolutamente metterlo sotto l'acqua, poi torno e vediamo il risultato. Eccolo, ragazzi! Allora, mi aspettavo che fosse un pochino più grande, non so perché, ma è troppo, troppo bellino. Non, veramente, non sapevo neanche di aver acquistato un asciugamano, ma è troppo, troppo carino. E questo sarà il mio nuovo asciugamanetto per il bagno, bellissimo. Quindi questo è il kit, questa era la mystery box, la pochette surprise che ho preso della collezione Factory 5. E poi, altra cosina che ho preso, la cosa principale, l'acquisto principale che ho fatto da Chanel, c'era anche un pochino di fila, ma sono stata molto felice che ho scelto lunedì come giorno per andare a Parigi, perché veramente abbiamo aspettato, cioè c'era solo praticamente una coppia prima di noi e quindi sì, non abbiamo perso tantissimo tempo perché la cosa importante per me era poter andare in tutte le location turistiche, tutte le cose che voleva vedere mia mamma. Praticamente ci siamo riuscite e quindi sono riuscita anche a fare una capatina, veramente è stata molto veloce da Chanel. E questa è la box, così particolare e lunga. Amo, amo, amo il pack bianco. Non lo so, mi dà. Forse perché ogni volta che vedo questo pack sono appena stata a Parigi e io Parigi la adoro, quindi è tutta magia per me, ok? E andiamo a spacchettare assieme naturalmente la nostra camelia bellissima. Ta-ta-ran, ta-ta-ran, la mia musica ormai non può mancare in ogni video haul che si rispetti. Ta-ta-ran. Questa è la box e appunto se mi seguite, se avete visto gli ultimi video haul, vi avevo detto che volevo esattamente questa cosa qua, tant'è che io sono andata alla boutique già con lo screen sul cellulare di questa cosa, che però è uscita ormai da un bel po', quindi è praticamente impossibile da trovare. Ci avevo provato a Milano, ci avevo provato a Venezia, ci avevo provato qui ad Amsterdam. Qui ad Amsterdam praticamente si sono messi a ridere dicendo che ormai sono sold out da mo', tipo, e quindi io ok, cioè io ci speravo, magari non si sa mai. Una volta l'avevo trovata qui ad Amsterdam, ma non era la misura per me e non era neanche, se non sbaglio, del colore che volevo io. Questo non lo ricordo, però non era della misura giusta. E tra l'altro non è la misura per me, ma è la misura per l'iPhone. E qui avete già capito sicuramente di che cosa si tratta, ragazzi. Ebbene sì, ho trovato la cover per iPhone che tanto volevo nel colore rosa che tanto volevo a Parigi in Rocambole. Era l'ultimo pezzo, ragazzi. Ne avevano solo un'altra in esposizione, che però aveva, appunto, come vi ho detto nell'haul di ieri, cioè nel vlog di ieri, c'era un piccolissimo graffietto qui in quella, e quindi poi è andata a vedere se ce n'era un'altra dietro in magazzino, chiamiamolo così. E sì, ce n'era un'altra ed è questa, ragazzi. Questa è la mia nuovissima cover per iPhone. Eccola qui, questa è la cover, ma è fatta a forma di borsetta e c'è anche, qui naturalmente c'è la card con il codice di, la card di autenticità con il codice. E questa è lei, è bellissima, fatta sempre nello stesso stile delle borse classiche di Chanel e da questa. Amo la catenina perché ha anche questo, vedete, anche questo particolare e si va a premere sulla doppia C sul logo per andare a regolarla, quindi ottima veramente come invenzione questa. E ragazzi, non ci posso ancora credere che sia tra le mie mani, cioè veramente ormai ci avevo messo una pietra sopra, avevo pensato ok, non la troverò mai, ormai sono andate, stavo già sperando che ne escano di nuove, però ovviamente non sarebbero mai state come quelle prime, ok, come il primo lancio, quindi mi ero praticamente già, avevo già fatto pace con l'idea che non sarei mai stata in grado di trovarla, ma soprattutto pensavo che se mai riuscirò a trovarne una non sarà proprio del colore che voglio io, perché l'hanno fatta in diverse colorazioni e invece, ragazzi, l'ho trovata. E l'unica cover che era lì era proprio per il mio iPhone, per il 12 Pro. Non ci posso ancora credere e anzi voglio metterla subito, subito sul cellulare e provarla. L'ho già provata naturalmente in boutique per assicurarmi che la misura fosse corretta ed è corretta, ma adesso vado a metterci il cellulare e non lo tolgo più, ragazzi.
cioè, è bellissima, è bellissima. L'adoro troppo, figata che ci sia anche un po' di spazio qui per mettere qualcosina, ma probabilmente non ci metterò mai nulla. È solo che lei, che è proprio bellissima, andiamo a togliere la plastichina qui dal logo. Oh mio Dio, non ci posso ancora credere di averla trovata, ragazzi, troppo troppo felice. Questo è il mio super super acquisto da Rocambole che stavo cercando da un sacco. Volevo anche in realtà una nuova borsetta che ho visto sul sito, non vi darò troppi indizi perché magari andrò a prenderla poi, vi farò il video haul per non spoilerarvi, però non era ancora uscita, quindi non sapeva nemmeno quando le sarebbe arrivata, tra una settimana, due settimane, quindi sto aspettando che esca anche quella novità. Stavo cercando anche lo stesso paio di scarpe che avevo cercato qui ad Amsterdam, che avevo trovato in 41, ma il numero era troppo grande per me, quindi le cercavo in 39,5 o 40 e purtroppo erano già sold out. Ma la cosa principale che io cercavo era lei ragazzi, adesso è tra le mie mani. Quindi mia family, questo è quanto per il mega video spacchettamento di oggi. Fatemi sapere se le cosine che vi ho fatto vedere vi incuriosiscono, che cosa vi incuriosisce di più tra tutto, vi è piaciuta, soprattutto fatemi sapere se vi piace questa cover. Quindi questo è quanto, sono ancora troppo emozionata. Finalmente la vedo sul mio iPhone, infatti non avrei resistito un giorno in più per farvi questo unboxing, veramente. Ho preso la videocamera per riuscire ad abbracciarvi più facilmente. Mia family, spero vi sia piaciuto questo video, io vi mando un bacio enorme. Siete pronti per l'abbraccio? 3, 2, 1, venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimo! E io vi aspetto sempre puntuali domani alle 17:30, molto probabilmente con una nuovissima tipologia di video che voglio iniziare a fare, che non ho ancora visto nessuno fare in Italia, ma scoprirete tutto domani. Ciao!